gli allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita, e vi do il benvenuto nel 24esimo episodio della mia guida completa al 100% di leggende Pokémon Arceus! Abbiamo finalmente iniziato il post-game a caccia delle lastre di Arceus. Solo una volta raccolte tutte potremmo sbloccare l'evento finale del gioco. E per fare questo dovremo incontrare tantissimi leggendari. Ma attenzione, molti di questi sono eventi speciali. Ed è proprio quello che faremo in questi piccoli episodi. Brevi episodi, concisi, dove andremo a catturare tutti quei Pokémon evento. Ma prima di iniziare, come sempre, un bel mi piace, un commento qui sotto, l'iscrizione al canale per non perdervi tutti i prossimi Pokémon evento e soprattutto passate su federicstore.it, il vostro shop online Pokémon interamente dedicato al brand. Trovate veramente qualsiasi articolo. Detto questo, Joy-Con alla mano e partiamo subito. Ma prima, mappa. Richieste: la lastra dei laghi, la lastra dell'isola Mangiafuoco, la lastra dell'arena Accogli Luna e la lastra del tempio di Puntaneve ci attenderanno nei prossimi episodi. Perché alcuni Pokémon leggendari potranno essere presi al di fuori della storia principale e bensì all'interno delle richieste secondarie, ovvero tutte quelle richieste che possono essere svolte nel post-game. Molte le ho già portate a compimento e tante altre dobbiamo ancora farle. Ovviamente all'interno di questa guida le completeremo tutte. Dedicherò degli episodi finali solo a queste richieste. Oggi andiamo a svolgerne alcune, tra cui quella per ottenere Shaymin. Sapevate che questo Pokémon evento può essere preso solo oltre la storia principale? Quindi nelle missioni secondarie? Già, per sbloccarlo dovrete recarvi qui, nello studio del professore, e accettare la richiesta chiamata Sentiti ringraziamenti, ed è proprio quello che faremo oggi. Tempo fa, Mirigia del Team Diamante è stata salvata da un Pokémon misterioso. Vai a parlarle e aiutala con la sua richiesta. Sentiti ringraziamenti. Ovviamente qui possiamo fare molte altre richieste, come per esempio la leggenda del mare e l'incubo più buio, altri due eventi molto importanti, ma che sbloccheremo dai prossimi episodi. Ricordo, questi sono veramente piccolissimi episodi, le chiamerò pillole di guida prima di continuare la storia principale. Una volta terminati, continueremo con Heatran, Regigigas, Uximespit, Azel e tanti altri come Giratina, eccetera. Sta di fatto che per incontrare Arceus dovrete aver incontrato anche questi Pokémon evento e quindi dobbiamo fare queste richieste prima di completare la storia. Sentiti ringraziamenti. Dove ci dobbiamo recare? Andiamo alla base sull'altura. Attenzione perché piove, non me lo sarei mai aspettato, ma Sliggo può evolversi finalmente e si può evolvere in un bel Goodra, e con questo la nostra squadra è al completo. Non ci voglio credere, ho beccato durante la registrazione il momento giusto per farlo evolvere. Ricordo, si può evolvere solo con la pioggia. Ed eccolo qua, il nostro sbrodolone. Penso che lo chiamerò proprio così. Fantastico Pokémon con tantissima difesa speciale, 254, una macchina da guerra. Sono veramente contento. Mappa. Dobbiamo raggiungere la base della landa. Olè. E dato che non mi va di fare l'evento con la pioggia, cambiamo orario. Sarebbe veramente troppo brutto andare ad incontrare Shaymin con la pioggia. Decisamente troppo brutto, in quanto è un Pokémon così solare, no? Vai, ci siamo. Salve, tu sei Federic, giusto? Rizza mi ha parlato di te. Ti ringrazio per aver accettato la mia richiesta. Vengo subito al sodo. Da piccola mi persi nella landa ossidiana. Vagai ore e ore senza meta, piangendo dalla disperazione, quando ecco che mi imbattei in uno stupendo campo fiorito.
Fu lì che incontrai un Pokémon. Un Pokémon che non ho mai più rivisto. Mi diede un fiorellino e si mise a camminare. E seguendolo riuscì finalmente a ritrovare la strada di casa. Vorrei tanto trovare quel Pokémon per poterlo ringraziare di nuovo per avermi salvata. Ma per quanto io abbia cercato, non sono ancora riuscita a ritrovare quel campo fiorito. Potresti aiutarmi nella ricerca, per favore? Non è granché, ma questo è l'unico indizio che ho. E ci lascia così la Gracidea, lo strumento per far cambiare forma a Shaymin. Un fiore a volte offerto in bouquet, che esprime gratitudine in occasioni particolari, come i compleanni. Questo è un fiore di Gracidea, proprio come quello che mi aveva dato il Pokémon. Ti prego, ritrova il campo in cui crescono le Gracidee nella landa ossidiana. Cerchiamo questo campo. Allora, come trovarlo? Beh, c'è da dire che qua è veramente grande e non è facile trovare questo fiore. Sta di fatto che Federic ha la soluzione per voi. Ma attenzione, prima di andare da Shaymin, che non ve le comprate un po' di bolla, andate da lui e compriamo qualche ball potente. In questo caso mi prenderò un paio di Ultra Ball. Beh, ne posso prendere solo 8, ma per Shaymin me ne basteranno 4. Come raggiungere questo campo fiorito? Semplice, mappa. Come vedete ci sono tantissimi posti. Sicuramente i nomi potranno aiutarvi. Di certo Shaymin non potrà trovarsi in un ponte roso o sulla cucina della foresta o ancora nell'isola rosa rugosa. Ma attenzione, perché qui vicino c'è un giardino bonificato. Ed è proprio in questo punto che riusciremo a trovare Shaymin. E come vedete, se zoomate, c'è proprio un punto in cui degli alberi formano un cerchio. Noi dovremmo andare lì. Quindi dirigetevi da questa parte e raggiungete quel punto più in là. Così. Ci siamo quasi, eh? Attenzione al giardino bonificato. Eccolo là. Certo, un punto abbastanza smorto, eh? Però, chissà, magari Shaymin riuscirà a rimetterlo a nuovo. Eccoci qua. Olè. Come vedete non c'è nulla. Ma attenzione. Sembra che questo sia il campo fiorito di cui parlava Meriggia. Dunque, questo sarebbe il campo di cui ti ho parlato? I fiori sono ormai appassiti, ma il paesaggio è tale e quale a quello dei miei ricordi. Non c'è dubbio, è proprio qui, è qui! Ma sei tu, il Pokémon che ho visto tanti anni fa. Grazie, grazie davvero per avermi aiutata quando mi sono persa. È solo grazie a te se sono riuscita a tornare a casa sana e salva. Grazie, grazie infinite! E attenzione, perché sbocciano tutti i fiori. Non potevo fare questo episodio con la pioggia, no? Eccolo qui, Shaymin! Bellissimo! Si sono aperti i fiori sulla sua schiena. Ah, ti sono grata per il tuo aiuto, Federic. Dovrò ringraziare anche Lisa per avermi parlato di te. Hai intenzione di fare ricerche anche su questo Pokémon, non è vero? Beh, ti auguro buona fortuna. Abbi cura di te. E adesso io vi consiglio di salvare, eh? Questo è importantissimo. Qui riusciremo a trovare Shaymin. Eccolo qua il piccolino, che ovviamente dovremmo affrontare. Quindi, let's go! Affrontiamo Shaymin! A livello 70, quindi abbastanza forte. State molto attenti perché possiede anche Geoforza. E noi andiamo tranquillamente di idropompa, perché ragazzi, ovviamente non devo mandarlo KO, eh. Cercherò di indebolirlo piano piano. Ovviamente non fategli troppo male, eh? Tanto su questo gioco i metodi di cattura sono abbastanza diversi. Tuononda, paralizziamolo. Guardate come si confonde in mezzo ai fiori, eh?
Energy Ball. Gli faccio tutte mosse non molto efficaci, come vedete. Posso fargli anche un Energy Palla potente, così da levargli un po' di più. Perfetto. Olè. Attenzione a Geoforza su Electrode. Ancora Geoforza. Grazie Electrode per il tuo aiuto. E il prossimo Pokémon che manderò in campo sarà proprio Ursaluna. Vai. Adesso possiamo iniziare a lanciargli le nostre ball. Quindi strumenti. Andiamoci di Ultra Ball che abbiamo acquistato prima. Con la Ultra Ball non dovremmo aver problemi, eh. Quindi vediamo. Attenzione. Niente, esce. Ci riprovo. Infuria Seme su Ursaluna. È super efficace, fa malissimo. Brutto colpo. Va bene, la lotta è più complicata di quello che mi aspettavo. Vai Zoroark. Potrei anche indebolirlo un po' di più, ma sinceramente non me la sento, perché io sono abituato ai classici giochi Pokémon e quindi qui posso levare tanto quanto io non mi aspetti. Benissimo, Shaymin catturato. Voilà! Sentiti ringraziamenti, completato. E abbiamo ottenuto anche la roccia impegno. Quindi questo è il campo di Shaymin. Beh, molto bello, eh? Attenzione, perché la nostra missione ancora non è finita. Attenzione, perché per poter usare la Gracidea su Shaymin avrete bisogno di far rapporto al villaggio e quindi anche all'Aven. L'Aven valuterà la vostra missione, registrerà Shaymin nel Dex e successivamente voi potrete affidargli la Gracidea. Eccolo qui Shaymin, super carino. Fatto questo, torniamo pure al villaggio e andiamo così a concludere questa pillola di episodio extra che vi ha portato Federic. Arrivati al villaggio vi basterà usare la Gracidea in questo modo e Shaymin cambierà forma. Eh? Guardate che bello. Ah, questa forma mi piace molto di più, eh? Non è forse vero, Shaymin? Guardate che carino che è. Sì, super super bello. Ovviamente, cambiandogli forma, automaticamente anche le sue statistiche vanno a cambiare. Diventa molto molto più potente. Beh, abbiamo uno Shaymin a livello 70 adesso. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Capisco che non è semplice trovare il campo fiorito, ma spero che con questi episodi, insomma, riusciate ad avanzare nella vostra avventura comodamente. Da Federic è veramente tutto. Noi ci vediamo più tardi con un altro Pokémon evento che sono sicuro vi piacerà tantissimo. Anche perché è il mio Pokémon evento preferito di Leggende Pokémon Arceus. Shaymin si mette anche a dormire. Troppo carino. Ciao allenatori, grazie a tutti. Bacioni.